Allora, siccome, e lo ripetiamo per i nostri amici, il 13 febbraio prossimo, cioè fra una settimana, avremo la possibilità di illustrare il libro di Orazio, dedicato appunto alla storia monetaria e all'opportunità di reagire nei confronti del potere monetario usuraio che comanda soprattutto in Europa. E in questo momento voglio appellarmi a un'opera abbastanza importante che dovrebbe servire per far capire esattamente come stanno le cose ai fini monetari. Si tratta di un testo importantissimo che ha questo titolo. Tanto perché molto spesso quando si fa la storia delle monete non si tiene conto dell'importanza fondamentale dell'aspetto monetario negli scontri di potere. E allora ci leggiamo una piccola biografia di Costantino I Magno, dal 307 al 337 d.C. Bisogna fare una premessa. Il signor Costantino, ma Primo Magno, è stato un delinquente assoluto. Vabbè, tanto per dirne una, ha sterminato la propria famiglia, ha ammazzato fra diretti e indiretti una ventina di parenti. Vabbè. Quello perché degno fondatore della dinastia, della dinastia Flavius Valerius Constantinus Maximus, imperatore soldato del Basso Impero, 307 d.C. 337 d.C. figlio di Costanzo Cloro e della sua amante Elena, Costantino Magno nacque a Naisso, in Dardania. E siccome era puttana, l'hanno fatta. Esatto, subito. Oggi Serbia. Era oltretutto quella che portò a Roma i chiodi con cui era stato crocifisso Gesù Cristo. E lei è stata l'iniziatrice della fobia dei fetici. Esatto. Il 27 febbraio del 231 prepuzzi di Gesù Cristo. Creato Cesare dal padre alla morte di questi, 25 luglio 306 d.C., Costantino fu proclamato Augusto il 28 ottobre del 312 d.C. Fu proclamato Augusto, punto. Il 28 ottobre del 312 d.C. sconfisse Massenzio nella battaglia di Monte Emilio. Recatosi a Milano nel 313 d.C. emanò il famoso editto di tolleranza religiosa a favore di Cristo. Occorre dire che la battaglia cosiddetta di Monte Emilio in realtà è stata una delle battaglie più cruente e più immense, perché fra i due schieramenti raggiungeva la cifra di circa 200.000 combattenti, e gli schieramenti di battaglia però furono cominciati addirittura alle porte di Roma attuale, cioè la battaglia vera si è svolta inizialmente, poi arretrando all'altezza di Sacrofano, all'altezza di Sacrofano, esatto. E poi gradualmente anche tutta la piana fra il Labaro, che si chiama Labaro non a caso, fino all'attuale Saxa Rubra e anche oltre, esattamente. E per poi le propaggini ultime arrivare davanti a Monte Emilio, dove avvenne poi l'episodio famosissimo di Massenzio che a cavallo stava consovigliando mentre i suoi combattevano, avvisato della rotta del suo esercito per portare in qualche modo rimedio alla situazione, ha voluto andare alla testa delle sue milizie, solo che mentre attraversava Ponte Emilio è caduto, e siccome la storia che si ripete poi con Odoacre, se mi ricordo bene, ed altri, è stato ammazzato il Vandalo, adesso non mi ricordo più, è un momento d'amnesia, no, non è Vandalo, aspetta, dici tu
e Alarico. Alarico, che siccome è anche Barbarossa, siccome c'aveva la l'armatura addosso, è caduta dentro l'acqua e non è più riuscita a riemergere. Allora, casualmente, Alarico, Barbarossa e Massenzio, i tre perdenti, tutti fanno la stessa fine, non è un po' strana questa cosa? No, ma nel secolo di, nell'ambito di svariati secoli la seguono. No, anzi, è molto coincidenza, molto... piuttosto banale. Andiamo al dunque. Complottista. Andiamo a dire che sarà complottista, ma secondo me c'è qualcosa. Attenzione, voglio entrare nel merito, perché quello di cui voglio parlare è un'altra cosa. Costantino fondò il sistema monetario sulla stabilità del solido aureo di grammi 4,4. Equivalente a 24 siliqui di argento, e relegò perciò in secondo piano il denario di rame. Attenzione a questo, queste sono riforme fondamentali nella storia dei popoli. No, è il centro, è il fulcro da cui parte l'economia, da cui parte poi la società e la politica. Non poteva esserci una riforma sostanziale dell'impero, compreso l'autorizzazione del cristianesimo, certo, senza una politica monetaria fondamentale. Perché? È sempre la stessa cosa, cioè si parla sempre di lavoro, di attività, di lavoro, di cose che si fanno. Altre monete d'oro furono il senisse o mezzo solido di circa 2,27 grammi, cioè la metà del solido, ed il mezzo scrupolo di grammi 1,70. L'aureo continuò ad essere coniato in Oriente, ecco qui l'inizio della separazione, attenzione, certo, fino alla sconfitta di Licinio avvenuta nel 324 d.C., quando il solido divenne una moneta in oro per l'intero impero. Insieme alla siliqua fu introdotto anche un pezzo in argento più grande, il cui nome era miliarense, a sua volta era equivalente a un diciottesimo del solido. Oh, va detto una cosa, che queste equivalenze sono convenzionali. Sono convenzionali. Come sempre. Quindi non c'è una vera e propria, diciamo, correlazione fra l'oro, l'argento, la quantità di grammi, i carati, non carati, il tenore, il tasso di purezza o meno. Sta di fatto che comunque l'entità della percentuale di oro è questo, è emblematico della situazione attuale. Basta che lo dice il comandante in capo, il presidente, l'imperatore, il cazzo sia, e quella convenzione viene adottata esattamente come hanno fatto con l'euro, che non c'ha nessuna capacità di titolo e di potere economico reale, in realtà però poi viene convenzionalmente equiparato con dei pareggi, no? C'è una bella differenza comunque tra monetazione aurea e pezzi di carta stampabili, però il concetto, diciamo, di fondo è la convenzione. No, lo devi comunque andare a trovare, certo. Vale in se stesso, però, se non fosse però, per le spese, no, per purificare quello che no, va detto. Allora, perché poi i governi creano inflazione? Perché va detto anche questo, che il tasso aureo di un solido o di quello che era varia in funzione del periodo storico e dell'economia reale, perché è l'economia reale che dà valore anche all'argento o all'oro, è chiaro? Quindi se l'economia reale si espande, la quantità d'oro è sempre quella, l'inflazione è automatica, è in sé, avviene in sé, perché se io faccio un fatturato di 100 miliardi di dollari o di euro e ho 60 tonnellate d'oro e viceversa ne faccio il doppio domani e l'oro che ho è sempre quello, vuol dire che ho comunque creato un'inflazione del 50-100%, e questo valeva anche all'epoca, e quello è in funzione dell'economia reale. Quello che i nostri cari governanti, a partire da Costantino e prima ancora da Nerone e compagnia bella e tutti gli altri, hanno sempre, diciamo, fatto finta di non sapere, o forse non sapevano perché non ci arrivavano, è che appunto è l'economia reale che traina poi l'economia monetaria, non il contrario, che sia l'economia non monetaria su base aurea o su base teorica, è sempre comunque una convenzione. Tant'è vero che lo sfruttamento usurario dei nostri tempi sta deprimendo sistematicamente l'economia reale. Allora, poco dopo la sconfitta, perché non c'è monetazione?
non c'è monetazione in circolazione M1, ma sta aumentando, io l'ho visto, sta aumentando a vista d'occhio la riduzione della liquidità, della disponibilità dei liquidi, giorno per giorno, è una cosa, diminuiscono i fidi ai correntisti, eccetera eccetera, continuamente sta aumentando a vista, ecco perché la cambiale sociale in questo momento è la soluzione. La crisi vera, la grande crisi economica, è quella che accompagna l'inflazione alla deflazione. Ci siamo. E adesso poco ci siamo. Dopo la sconfitta di Massenzio nel 312. Ieri dichiarato dall'Istat meno 0,6%. Meno. Poco dopo la sconfitta di Massenzio nel 312 d.C., Costantino e Licinio rimpiazzarono il follis con un piccolo bronzo di circa 18-20 mm e circa grammi 3,25. Sulle monete Costantino presenta fronte dritta, naso aquilino, mento prominente, volto rasato, in alcune idealizzato. In suo onore il Senato decretò l'erezione di un arco di trionfo presso l'anfiteatro Flavio. Bellissimo. L'arco di Costantino, tuttora esistente, è il più ricco degli archi trionfali. E qui è la prima fase. La seconda fase è importante perché noi sappiamo quanto fosse importante il brevissimo interregno di Giuliano Imperatore, quello chiama Giuliano II la Posta, così che chiamato dai papi, esattamente, che vedevano attraverso lui il nemico che il giurato gli toglieva il l'osso di bocca. Esattamente. Quello di loro stavano gradualmente nel corso dei secoli cercando di accaparrarsi esclusivamente. Stiamo ben attenti a quello che sto per dire. Flavius Claudius Iulianus II, un grande filosofo, imperatore soldato del Basso Impero, figlio di Giulio Costanze di Basilina. Giuliano nacque a Costantinopoli e sposò Elena, figlia di Costantino I e di Fausta. Con il fratello Gallo sopravvisse alla strage operata alla morte di Costantino su tutti i discendenti maschi di Costanzo Cloro. Dopo la morte di Treboniano Gallo, avvenuta nel 354 d.C., Giuliano fu nominato Cesare da Costanzo II, nel 355. Ah, sì, nel 361 è diventato imperatore. E alla sua morte, 361, venne acclamato Augusto dai soldati. Morì nel 363 combattendo contro i parti. Dotato di spirito acuto, fu filosofo e letterato. Le monete non ci conservano un'immagine molto chiara di lui, essendosi poco raffigurate le incisioni ed assai diversi tipi. Va detto che lui è stato ucciso dai parti per un golpe, perché lui voleva fare una seconda riforma monetaria, non gli è stato possibile diventare. Non è stato ucciso dai parti, ormai lo si sa, è stato ucciso a tradimento da un cristiano. Mentre combatteva. Non a caso. L'abbiamo detto prima. Giuliano fu un valoroso soldato e un ottimo amministratore del bene pubblico, governò con umanità, ma disobbedì al cristianesimo, che non è vero, e si dette all'idolatria, che non era assolutamente vero, erigendo templi agli dei pagani. No, maestro mantenendo i templi antichi. Io leggo quello che ha scritto questo. Maestro di Giuliano II fu Libanio, la cui scuola viene definita dagli storici idealmente e visceralmente pagana. Giuliano venne ucciso da un dardo il 27 giugno 363. Le divinità che sono raffigurate nelle monete di Giuliano sono Apollo, Cerere, Giove, Iside, Serapide e Nettuno. Le personificazioni sono Moneta, Securitas, Spes, Victoria e Virtus. Dico queste cose perché sono cose che devono essere sapute. La riforma di Costantino, leggiamo ulteriormente questo aspetto. Dopo che Costantino sconfisse nel 324 il suo grande antagonista Licinio, questa è stata una delle riforme più importanti, per cui Costantino è stato importante più per questa ragione che per tutto il resto.
E allora questo spiega la funzionalità del fatto che lui si mise d'accordo con i cristiani, perché per poter fare la riforma monetaria lui doveva avere un consenso sulla base, doveva avere l'aiuto, il consenso dei banchieri di all'epoca. Esattamente. Hai capito? La riforma monetaria, se non ti metti d'accordo con gli usurai o banchieri, dopo che Costantino sconfisse nel 324 il suo grande antagonista Licinio, il vero antagonista è stato Licinio, non Massenzio, perché era un fesso. Tutto il sistema monetario. Parte dal fatto che bisogna capire queste persone, che sono persone curiose, che hanno imparato, che cercavano di capire, oppure se erano degli ottusi, come questo. Era un cravolone. Tutto il sistema monetario fu unificato. Il sistema monetario di Licinio nell'est era differente da quello di Costantino e si tentò di renderlo più stabile. In questa la politica monetaria costantiniana fu più accorta rispetto a quella dei suoi predecessori, i quali con le loro coniazioni pseudo-argente avevano notevolmente incrementato l'inflazione. Quindi loro lavoravano facendo credere che le monete erano d'argento, in realtà no, l'argento era ridotto di volta in volta. Costantino invece intensificò moltissimo l'emissione di monete d'oro e riprese la coniazione in argento. Ecco perché, assieme all'amico oggi disgraziatamente defunto, Aurito, per malattia, l'amico Lodighetti, Guglielmo Lodighetti, noi avevamo pensato il ripristino dell'aureo con unità monetaria europea in alternativa all'euro. Chiaro? Quindi è una cosa piuttosto importante. C'è ancora quarto d'ora. Cinque minuti. Grazie. Infatti, alla fine del 325... Forse non fate il nome del centro. No, assolutamente no. Leggiamo un libro, cioè andiamo. Infatti, alla fine del 325 fu introdotto un nuovo nominale d'argento del peso di un 72esimo di libra, di grammi 4,54, lo stesso peso del solido, il miliarense. Riguardo al folis di un 96esimo di libra, fu coniato fino a 330, poi via via il suo peso fu ridotto fino a che si arrivò alla sua sostituzione con un bronzetto di circa 3 grammi. Allora è interessante perché la monetazione era la stessa, la circolazione monetaria era la stessa, solo che loro riducevano tranquillamente il contenuto in il tasso che hanno pregiato, lo annacquavano. Da questa importantissima rivista, a proposito di storia, se posso dire, per recuperare queste generazioni basterebbe nei corsi di storia spiegare appunto questi meccanismi, cioè del perché succedevano le cose, cioè, e non raccontare i fattarelli, perché da lì tutti possono capire perché succedono le cose, la storia politica, e perché le cose poi alla fine periodicamente si ripetono, sono sempre i meccanismi, sono sempre gli stessi. Il meccanismo è sempre quello, cioè la restaurazione e poi gradualmente la degenerazione, fino a che non c'è fatto politico che non coinvolga un fatto monetario. E un'altra cosa, ma voi che avete studiato e leggete, ma si può rilevare a così distanza di tempo se quelle azioni che i governanti facevano, mettevano in atto, in fondo, oltre che per il potere, erano fatte per il popolo, cioè per il progresso? No. Non c'era niente, era soltanto mai contato un cazzo come ora. Allora, come adesso, non è che questo ci chiamano democrazia, libertà, eccetera, ma tutto è fuorché quello. Questo è importante. Quindi ci vengono pure per il culo adesso, una volta almeno ti trattavano da schiavo, uno se ne dava conto che era schiavo. E questa è l'ipocrisia del momento. Con i buffetti sulle guance, ma di dietro ti mettono il cetriolo. Allora, bello questo. Questo è il numero di questa importante rivista che si trova oggi nelle edicole.
consiglio i nostri amici ad acquistare questa rivista importantissima dove si dicono le cose come stanno. Proprio del tutto casualmente nel numero di oggi c'è un articolo che riguarda il personaggio che abbiamo citato prima, Giuliano Imperatore. Ah, ecco qui la moneta, il solido di Giuliano Imperatore, eccolo qua. Avere un solido come questo, sei un uomo ricco. Si chiama solido. È veramente solido. Allora, è interessante. Ma perché cita... Chi è che l'ha chiamato solido? Da dove... No, solido lo diamo noi oggi, soldo lo chiamiamo in relazione a quello, e loro avevano cioè sempre le radici ricorrono e spiegano il i nomi. Soldo, diciamo, c'è tante motivazioni, diciamo, etimologiche, però diciamo che il soldo era quello che si dava al soldato, e quindi era come il salario postale, cioè sì, era un tipo di pagamento con cui si pagavano i soldati. Un solito pagava la paga mensile di un soldato. Allora, perché c'è questo articolo? Questo articolo c'è per presentare un nuovo libro che è uscito, l'autore è Luigi De Pascalis, il quale ha scritto questo libro che riguarda proprio la vita di Giuliano Flavio. C'è un'intervista all'autore, io voglio leggere tre o quattro cose perché sono importantissime e servono per capire come sono andate le cose, con l'autore. Allora, intervistatore. In prefazione parla dei suoi interessi per i periodi storici di cambiamento. Cosa cambiò nell'impero romano all'elezione di Giuliano e cosa sarebbe cambiato se egli non fosse prematuramente scomparso? Ma gli americani che retroterra c'hanno? Niente, gli americani, certo, non c'hanno, sì, niente, sì. E noi stiamo qui a trattare di cose. Perché quelli che conquistarono l'America avevano opportunamente tagliato le loro radici europee, ricordiamocelo sempre. Quando i fondatori dell'America puritana inglese, gli dell'America, esatto, quelli lì avevano lasciato l'Inghilterra in parte per le persecuzioni religiose, ma in parte perché volevano espressamente tagliare le loro radici europee, ricordiamocelo sempre, capito? All'origine c'è quello. Andiamo avanti. La prefazione parla del suo interesse. Cosa cambiò nell'impero romano all'elezione di Giuliano e cosa sarebbe cambiato se egli non fosse prematuramente scomparso? Ripetiamo, fu ucciso a tradimento da un cristiano, il quale ovviamente colse l'occasione che lui in prima linea, essendo un grande lottatore, combatteva, gli ha tirato alle spalle. Tant'è vero che la famosa frase che gli viene attribuita poco prima di morire, dove dice Galileo hai vinto, in realtà la frase era Galileo mi hai fregato perché mi hai assassinato a tradimento. Quella di Giuliano Galileo, non Galileo Galilei, Galileo abitante della Galilea, esattamente, perché i cristiani venivano chiamati Galilei. Ricordiamo, tant'è vero che lui stesso aveva scritto un libro intitolato Contra Galileos. Quella di Giuliano, anche perché il nemico sempre... di Roma sono sempre stati loro, sempre stati loro. Queste cose vengono sempre. Il nemico dell'uomo è il Galileo. Allora, e basterebbe questo per chiudere, però sì, no, è importante perché sono delle cose importanti. Attenzione, quella di Giuliano è stata un'epoca di grandi rivolgimenti, prima di tutto ideologici, e lui un breve tempo ne è stato il perno. Una pressione inimmaginabile oggi su un uomo solo, per quanto potente sia. Giuliano non tentò, come si dice per farne un bieco reazionario, di portare indietro l'orologio della storia, ma fu colui che, più di ogni altro, capì con chiarezza che la pretesa cristiana di anteporre la salvezza dell'anima individuale a quella della collettività avrebbe portato al disastro. Ecco dov'è
l'origine fondamentale della crisi della romanità. Un grande filosofo aveva capito bene capì del contesto. Anche che la forza del cristianesimo non risiedeva, attenzione, tanto nella novità del messaggio evangelico quanto nell'organizzazione gerarchica della Chiesa. Esattamente questo. Aveva capito perfettamente. Tutto aveva capito. Tutto. Ma voi a Siracusa siete mai stati? Beh, sì. No. Siete mai entrati nella cattedrale di Siracusa? No, io non ci sono mai stato. Io sì. Allora, la cattedrale di Siracusa, sull'isola? Sì. Sì. È un tempio romano. Cioè, è come fosse. L'isolotto era la polis romana. Sì. Colonna dopo greca, colonna, un tempio prima cioè, greca e poi romana. Ma perché Roma non è piena di chiese? Sì, in ma sono questa di Siracusa è proprio costruita sopra un tempio romano. È costruita para para, è come se fosse. Così, no, non ricordava per questa sovrapposizione e provò a imporre una simile alla religione pagana rivisitata in chiave neoplatonica. Vedi che c'è scritto tutto quello che noi abbiamo sempre lui era un grande studioso appunto di filosofia neoplatonica era neoplatonico, il mondo era neoplatonico, così come erano neoplatonici i cristiani stessi, cioè i filosofi che sostenevano il cristianesimo. Lo scontro è avvenuto tra neoplatonismo pagano e la gerarchia, esattamente, è quello che era un tentativo troppo intenso e troppo breve per portare a frutti duraturi. Ma pensa al suo editto di tolleranza e alle pari dignità di tutte le religioni. Lui l'aveva fatto e si è fregato. Non Costantino. Gli altri hanno fatto subito, appena hanno potuto, hanno bloccato tutte le altre religioni e hanno massacrato quelli delle altre religioni. Oggi passa per una novità rivoluzionaria di Papa Francesco. Sono convinto che il mondo sarebbe stato totalmente diverso se solo Giuliano avesse regnato per qualche anno di più. Ecco perché l'hanno ammazzato. Come hanno ammazzato Moro, come hanno ammazzato Kennedy, come hanno ammazzato tanti. Esattamente. Tutti quelli che non erano facenti al loro progetto di cassa superiore umana. Nel suo romanzo fornisce una descrizione precisa della morte violenta di Giuliano. Quanto c'è di storico e quanto di fantasioso? In ogni romanzo storico, storia e fantasia si intrecciano. Nessuno sa come siano andate davvero le cose e le congetture sono state molte, ma si disse ripetutamente che fosse stato colpito da uno dei suoi. Chiude così. Tramite la voce di Evemero, il personaggio inventato di questo romanzo, mi sono limitato a proporre la cosa in forma dubitativa, attribuendo l'ambiguo comportamento a un personaggio di invenzione. Poi il resto io lo chiuderei perché non interessa. Quello che mi interessa adesso sottolineare è questo, sottolineare quanto sia importante la monetazione nella storia dei popoli, sottolineare soprattutto quanto l'importanza della valutazione incida oggi sul futuro di tutti i popoli europei. Sull'individuo, sulla famiglia, sulla collettività, sulle etnie, sulle associazioni internazionali, sulle istituzioni internazionali, FIO, Fondo Monetario Internazionale, WTO, cioè tutto questo incide dal momento della nascita al momento della morte. Esattamente. Allora, siamo dentro questa bolgia infernale che è gestita da 4 o 5 personaggi a livello mondiale e che decidono le sorti di chi deve vivere, di chi deve fare la fame, di chi in Africa soffrire la sete per tutta la vita, eccetera, eccetera, eccetera. E io concludo con questo bel libro che consiglio sempre di acquistare, posto che si riesca a trovare, con una di questi aforismi. Potestas Romanorum. Da sempre le potenze divine dominano l'uomo e tutti gli esseri a lui inferiori. Nel cosmo vige la gerarchia. In quest'epoca tutto ciò è stato disconosciuto, deriso, sostituito con palliativi. L'omologazione planetaria in atto sta facendo vittime ogni giorno che passa. Noi non tradiremo i nostri patres, né noi stessi, seguiamo le leggi divine e se non altro lotteremo integralmente per l'unica causa che in ogni tempo vale la pena di lottare, la tradizione.
ovvero la sua restaurazione nel prossimo millennio. Questo è ciò verso cui noi siamo in marcia. Praticamente da 17 anni siamo una piccola forza anche noi, siamo un piccolo potere anche noi. Tutto ciò è degno, ci dà dignità, ci sprona a combattere continuamente per divinificarci ulteriormente, in quanto tra noi e gli altri dei della stirpe divina esiste un rapporto di amicizia da cui noi romani discendiamo. Dopodiché mi sembra di aver detto tutto. Se posso dire qualcosa per chiudere, come no? Cose che mi vengono in mente riguardo a quelli che ci stanno più a cuore, cioè i giovani. È fondamentale insistere e premere perché venga praticata questa cosa, cioè la storia e la geografia, ma la storia vista in quel modo di cui parlavi tu, si impara, ci hanno insegnato. E poi un'altra cosa, le università non insegnano, e non insegnano a ragionare e a capire attraverso la pragmatica, ma semplicemente attraverso la descrizione dei testi che vengono tramandati da questi signori qua da almeno 15 secoli. E la stessa cosa che un'altra cosa che si dovrebbe fare per implementare questi argomenti e questi schemi mentali, cioè invece che spendere dei soldi per portarli una volta all'anno in gita di qua sulla neve, in giro di là all'estero eccetera, le prime gite che si dovrebbero far fare tutte quante le scolaresche di tutta Italia è una gita al sud in Sicilia, in Magna Grecia, a spiegare, a far vedere se Nunte, se Gessa, Siracusa, farla vedere e spiegare per quale motivo. Di zone archeologiche di rilevanza mondiale, noi ce ne abbiamo dappertutto, sì, da Feltre a, sì, a Canigrano. Però la Sicilia è il perno, come adesso vediamo il perno e il perché. No, lui sta dicendo che la Sicilia serve per capire. Per capire, per iniziare. Per percepire, ma anche Roma. Per formare fare il giro vero per Roma, non quello che fanno fare le sette chiese, infatti. No, magari quello delle sette chiese, perché le sette chiese ci avrebbero molto da raccontare. Ma diciamo i tre o quattro posti turistici dove c'è la masnada, no? Proprio Dane crowd, no? C'è proprio la massa, la folla, ecco, no? La storia si capisce con calma, con riflessione, con posatezza, con comparazione, con riflessione. Non si capisce andando a vedere un mausoleo o un arco del trionfo, anche quello certo serve, ma se ci vai di notte magari con quattro persone capisci meglio.